Registrare. Buonasera a tutti. Stamani mattina abbiamo degustato 36 Custoza, e dopo parleremo dei migliori vini, ma intanto, visto che l'ho costretto a rientrare prima questa diretta, io chiedo al ex presidente del Custoza, Luciano Piona, di dirci due cose. Prima di tutto, dov'è la denominazione Custoza? È a Custoza. A Custoza. E dov'è la Custoza? Custoza, Custoza sono... Custoza è sulle moreniche, sulle colline moreniche che stanno tra il lago di Garda e Verona. Quindi dimmi un comune a parte Custoza famoso all'interno del Le colline moreniche poi arrivano, si può dire, fino a Garda Peschiera, e se andiamo verso diciamo nord, è un po' sovrapposta con la zona di produzione del Bardolino. Dall'altra parte si chiude a Bussolengo, quindi è un'area, diciamo... Vediamo se do una mano al Presidente. Ci siamo. Vediamo un po' se riesco da qui. Beh, ora qui si vede il lago, dalla parte bresciana. Ecco, qui ci siamo già un po' di più. Eccoci qua. Lì ci siamo. Nella zona verde, giusto? Beh, nella zona verde. Vicino a Custoza c'è Valeggio, chi ha i cappellini ci può andare a occhi chiusi, perché direi che parliamo di una delle massime espressioni di pasta ripiena in Italia. Confermo, perché noi oggi a pranzo siamo andati alla Borsa a Valeggio. Ah, ecco, avete avuto la tortellini experience. Quindi confermo assolutamente. Veniamo al dunque. Sto seguendo una... Custoza è un vino buonissimo. Ma come è fatto? Custoza, una volta un vostro collega ha definito l'arte di assemblare. Il concetto di cuvée nel mondo dell'enologia è un concetto estremamente importante, e devo dire che è sempre stato dietro alla base dei grandi vini del mondo. Il Custoza si lavora con più uve che vanno messe poi in cuvée. Il Custoza non nasce come uvaggio, ma nasce come cuvée. Quindi ogni vitigno viene fermentato separatamente e poi il vinaiolo, quando è il momento, quando i vini hanno raggiunto la massima espressione, li va ad assemblare. E quindi è un vino che si fa in due tempi. Non è un vino come quelli in purezza, che sono un'espressione univoca di una certa uva, tanto complessa, ma che nasce in un momento. Il Custoza è un qualcosa che uno può costruire nell'arco dell'anno. È un qualcosa di estremamente complicato, quindi. È un vino che dà la possibilità al produttore veramente di esprimersi per quelle che sono il proprio sentire, il proprio gusto. Va bene. Allora, io invece dico un'altra cosa, che stranamente in una zona di bianchi monovitigno, che sono anche bianchi famosissimi come il Soave, quasi monovitigno, o come il Lugana, il Custoza viene fuori perché ci sono 4-5 uve. Vediamo se me le ricordo, dato che le ho scritte. Allora, Trebbiano, Toscano. Venite sempre a prendere la roba da noi, ragazzi. Non la migliore? Naturalmente. Ve lo diamo volentieri, Trebbiano. Garganica, Trebbianello alias Tocai, alias Friulano, e Bianca Fernanda alias Cortese, nonché da disciplinare
Malvasia, Riesling Italico, Pinot Bianco, Chardonnay e incrocio Manzoni, detto in zona Manzoni Bianco, perché è così. Quindi ci sono tantissime uve per fare un vino che, dove il problema è che tutti questi profumi non si sentono, almeno non si sentivano, perché il Custoza era un vino abbastanza esile che soffriva la concorrenza di vinoni un po' rincicciati in qualche in modi, diciamo, in dolce maniera. Noi oggi abbiamo assaggiato il 2019 e il 2019 abbiamo visto una cosa nuova che sta nascendo da tempo, cioè, qui chiedo aiuto anche ai produttori presenti, abbiamo visto che da una parte c'è il Custoza, che non superiore, diciamo, che è un vino, chiamiamolo base per capirci, ma di ottimo rapporto qualità-prezzo, che non è un vino stratosferico, ma è molto buono, ben fatto, profumato, non si sentono deviazioni di vini aromatici o meno all'interno, come poteva succedere ed è successo da altre parti, e quindi è un vino molto piacevole da bersi sia subito che, il mio consiglio è dopo l'estate, però voi ci sparerete perché avete bisogno di venderlo adesso e quindi devo tornare indietro. Hai ragione Carlo, dopo l'estate. Poi, quando si passa al superiore, sembra di entrare in un'altra denominazione. È una denominazione dove, vero Fabrizio, perché Fabrizio Calastri, che mi vede, è accanto a me, anzi non è accanto a me, ma è moralmente accanto a me, è a 20 metri, sembra veramente di entrare in un altro mondo dove si trovano non solo concentrazioni maggiori, ma anche ricerche diverse. Cioè, sembra quasi, se uno parte dai profumi di un Custoza base e li vuole andare a ritrovare pari pari all'interno dei superiori, si trova un po' sbalestrato, perché di là ci sono aromaticità, strutture che sono abbastanza distanti. E questo è un discorso che si faceva anche ieri sera con Luciano a tavola. Magari lo domando anche ai produttori, c'è questa voglia di migliorarsi e migliorare un vino che non deve presentarsi solo con un prodotto di buona qualità-prezzo, buon rapporto qualità-prezzo, ma con un vino di assoluta importanza, almeno nazionale, che si possa confrontare tranquillamente con denominazioni di vini bianchi dalla Sicilia fino all'Alto Adige. Fabrizio, te che mi dici? Ma io, a proposito di questa voglia di migliorarsi, io devo dire che è il terzo anno che vengo a Custoza e sono andato a vedere anche i risultati degli assaggi e dei punteggi degli anni precedenti. Devo dire che c'è un aumento, un miglioramento qualitativo e nei punteggi in dubbio. E ci ha veramente colpito, insomma, questa piacevolezza del 2019, questa frutta, ma soprattutto, anche come diceva Carlo, si vede questo passaggio sia nel superiore, ma anche e soprattutto quando siamo andati nel 2018. Cioè, si vede, sembra quasi un altro vino, no? Da certi punti di vista. Si sente una piacevole carica zuccherina e altro. Quindi ecco, veramente a me è stata, insomma, una giornata veramente piacevole. Credo che ci siano tutte le premesse per andare avanti. Ragione Fabrizio, quello che si diceva prima, cioè meglio dopo l'estate, se è un superiore, è ancora meglio dopo l'inverno, se vogliamo dirlo, perché effettivamente oramai il Custoza superiore parte come un vino che arriva dopo un anno mediamente, quasi tutte le espressioni, ma non tutte, e comunque è un vino che se matura un anno e mezzo, due, tre, quattro, cinque, non ci sono grossissimi problemi, questo va detto. Se 10 anni fa nella zona del Custoza questo era quasi improponibile,
è una novità a cui ci stanno abituando i produttori negli ultimi anni, e ci stanno abituando sempre un numero maggiore di produttori, e questa forse è la cosa più interessante. Presidente, una domanda tecnico-tattica. Mediamente, quanto costa un custozza in enoteca? In enoteca diciamo che siamo col base poco sopra i 5 euro e il superiore di solito sono poco sotto i 10. Marica, che fra l'altro Marica è titolare di Monte del Fra, invece i tuoi quanto costano più o meno? Il base e il superiore, e il Cadelmagro? Veramente quello che dice Luciano, in enoteca si aggirano attorno, dipende poi anche lì, è il solito discorso poi degli incarichi delle enoteche, in che posizioni geografiche ci troviamo, quindi mediamente vanno dai 5 il 7 euro nella versione base, dai 9, 12, 13 euro la versione superiore. Quindi a mio modo di vedere c'è l'attualità di un territorio ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Forse fin ottimo mi verrebbe un po' da provocare. Ecco. È un tremendo rapporto qualità-prezzo per voi. Però vogliamo coccolare chi ci beve con la leggerezza anche di prezzi magari non impegnativi. Ecco. Questo è un pregio anche del custozza, ecco. Quindi prendiamone atto. Luigi, invece Villa Medici quanto costano? All'incirca siamo su quei prezzi lì, dipende dopo dall'enoteca se è più o meno importante della zona, però i prezzi sono quelli lì. Quindi siamo veramente in una situazione di prezzi base, molto base, perché sotto certamente ci dovete dare qualcosa voi alla fine per avere un custozza, perché sotto a 5-6 euro cosa si trova nel mondo di bevibile. Allora, noi oggi abbiamo assaggiato, come ho detto, 36 campioni. 23 campioni dell'annata, vado a controllare subito, ve lo dico, 23 custozza del 2019, 7-8 custozza del 2018, 3 superiori del 2019 e alcuni vini, alcune custozza delle annate precedenti, 18 e 17. Come succede in questa nostra piccola chiacchierata, noi vogliamo presentare i migliori, cioè quelli che hanno superato almeno le 3,5 stelle, cioè gli 85 punti. Oramai in Italia soprattutto all'estero, se non prendi 99,9 il vino non è considerato, è un vinaccio vergognoso. Noi invece siamo molto sullo scozzese ligure per quanto riguarda i punteggi, e quindi rimaniamo, nonostante tutti ci dicano che dovremmo salire di punteggi, ma rimaniamo sull'85, cioè da 85 in su, quindi 86, già per noi è un punteggio molto importante. E mi fa piacere dire che 4 vini su 36, che non sono pochi perché sono più del 10%, hanno ottenuto un punteggio che va da 86 a 89. Poi dovrà essere ancora deciso in commissione finale, però questi 4 vini sono sicuramente i migliori che abbiamo avuto in degustazione. E allora io parto dal primo vino, che è un custozza ma non è un superiore, perché è un vino che abbiamo conosciuto anche a poche ore prima di degustarlo, poi l'abbiamo ridegustato, bendato in degustazione, e alla fine abbiamo detto: ma questo l'abbiamo bevuto ieri sera, vero Luciano? Vado a prenderlo. Allora, il Rabitta, poi mi spiegherai che vuol dire Rabitta, della Cavalchina, che è un custozza, non è un superiore, giusto, 2016, tanto per parlare dei custozza che non invecchiano. Questo invecchia benissimo, sembra un Riesling, e neanche tanto italico, piuttosto della zona
su della tedesco o austriaco. Quindi Luciano, ieri sera abbiamo parlato un po' di questa tua nuova voglia di cercare strade nuove nel Custozza, ma oggi in degustazione eravamo in tre, c'era anche Gian Pietro Ferri, che è dell'Osteria da Pietro di Castiglione e delle Stiviere, e lui era quello più critico perché diceva: ma questo non è un Custozza, perché questi profumi il Custozza non ce l'ha. E cioè, non è che li possiamo dare torto, è un ottimo vino, però bisogna dire questo. Dici qualcosa a te intanto su questo vino. Allora, innanzitutto, Rabita è il nome di un posto, di Custozza, di un vigneto che non ho trovato su nessuna mappa, ma a Custozza tutti sanno più o meno dov'è, quindi è una piccola, è una vigna. Il Rabita nasce come un'evoluzione di quello che è il lavoro fatto su Amedeo, che è un vino che ormai nasce, Amedeo era nato nell'86, poggiava su un'idea di come dire, di confrontarsi proprio a livello nazionale, internazionale, se era possibile, con i vini bianchi più importanti, e quindi cercare di avere la massima espressione di quello che può essere, che possono essere i vitigni tipici del Custozza, che io insisto, sono due, non sono quattro. Sono la Garganega e la Fernanda, in particolare la Fernanda, noi abbiamo un clone di selezione massale in azienda, che era quella che aveva usato mio nonno nel 1962, quando aveva per primo scritto Custozza su una bottiglia di vino bianco, e questa ha una sorta di aromaticità. Poi la collaborazione con Roberto Ferrarini, era nata questa tecnica di congelamento delle uve per andare poi a fare un'estrazione importante di quelli che sono i precursori di aroma che sono nella buccia. Noi, questa è una tecnica che proprio dall'anno in cui l'abbiamo utilizzata per la prima volta, l'Amedeo ha subito guadagnato premi e quanto d'altro. E diciamo che il Rabita a un certo punto è stato un po'... L'Amedeo nasceva anche figlio di un Custozza degli anni 70, degli anni 80. Quante annate di Rabita hai fatto? Rabita, la prima annata è il 15. Quindi è un vino in fase iniziale, tra virgolette. Assolutamente, sì. E quindi un po' l'idea è quella di andare anche un po' cercando di estremizzare quella che è la serbevolezza. In questa chiave chiaramente anche gli zuccheri sono ulteriormente stati esauriti in fermentazione. Abbiamo cercato di migliorare anche il lavoro sulle fece, quindi tutta una serie di aspetti che diano serbevolezza, che diano e che nello stesso tempo vadano ad esaltare quelle che sono le note aromatiche della Fernanda. E secondo me sapide, che quella invece è la sapidità è una caratteristica tipica della morenica del Custozza. Senti, quanto costa in enoteca il Rabita? Questo saremo sui 25. Quindi è un prezzo fuori dai range del Custozza? Io penso che alla fine anche il lavoro che c'è di selezione in vigneto, di lavoro in cantina, assolutamente lo giustifichi. Quindi secondo me rimane sempre il rapporto prezzo-qualità, ha poi sempre comunque una funzione fondamentale nel mercato. Io penso che comunque non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo con la mia forza vendita fatto delle degustazioni cieche comparando altri vini bianchi italiani e francesi e tedeschi, con vari livelli di prezzi per capire come eravamo posizionati, e non è che abbiamo proprio sfigurato completamente. Oh, no, io sono, voglio dire, il vino mi ha colpito e ci ha colpito perché appunto è molto rislingoso, si direbbe, ma c'ha una bella freschezza, non ha solamente la nota di idrocarburo, è un vino di una bella profondità.
Poi secondo me il 2016 si sta dimostrando un'annata di estremo valore. Va bene, e noi ne teniamo conto. Adesso passiamo alle signore. Marica. E uno dei vini importanti naturalmente il Caso del Marro, che nella versione Custozza superiore, e questo è il 2018. È un vino, spiegacelo te, ma è molto Custozza International, nel senso che è sempre stato un vino di una abbastanza riconoscibile, perché è ben dosato in tutto, è un vino molto equilibrato. Prego, dici te qualcosa. E Cadelmagro è Custozza, Cadelmagro è territorio, Cadelmagro è vigneto, perché parliamo di una singola vigna dove lo produciamo, quindi c'è anche un'espressione caratteriale di un territorio, di una vigna che rende ancora più unico lo stile Custozza in questo vino, ma Cadelmagro è anche il frutto dell'incontro di più generazioni nella mia famiglia, quindi è un vino che per noi ha una grandissima valenza emozionale e anche dialogica tra l'individuazione di un concetto appreso all'estero, nella voglia anche di interpretare il Custozza in una forma un po' più complessa ed evolutiva, e dialogato poi in casa. E quindi l'individuazione di una vigna da parte di papà, che lo conosci. Che uvaggio è? Il Cadelmagro si fonda fondamentalmente sulla Garganica, sulla Cortese, sul Trebbianello e l'Incrocio Manzoni. Incrocio Manzoni che noi abbiamo scoperto quasi casualmente parecchi anni fa da un acquisto di un vigneto che avevamo fatto, e all'inizio pure in fase di vinificazione non c'era manco piaciuto, quindi pensavamo addirittura di scartarlo, e poi nella fase evolutiva ce ne siamo talmente innamorati, dove poi nel susseguirsi delle vendemmie l'abbiamo un po' vinificato in varie situazioni per capirne un po' il feedback. E devo dire che è un'uva che sposa eccellentemente, perdonami l'italiano, ma voleva essere rimarcativo, le colline Moregge. Moltissimissimamente, si dice. So che con te entro in un gioco un po' distorto in cui tu ne sei sempre vincente in questi giochi di... Però ecco, è un rafforzativo secondo me a quello che è lo stile Custozza, e quindi è entrato nel blend, nella cuvée del Cadelmagro. Come dicevo prima, e tu mi conosci, io sono una bianchista per natura, mi piacciono bianchi di struttura, mi piacciono bianchi lunghi e complessi e caratteriali, e il Cadelmagro veramente racconta l'incontrarsi di una famiglia dove, a fronte di vari confronti e degustazioni, abbiamo individuato una vigna, una bellissima vigna dove c'è veramente un gran carattere e una sensibilità da parte di mio zio poi nell'interpretarla enologicamente, e poi il fattore tempo, un vino che al valore Custozza si regala anche il tempo per evolverlo, per farlo maturare. Quanto tempo? Qual è la prima annata del Cadelmagro? Noi la sperimentazione del Cadelmagro l'avevamo iniziata ancora in epoca non Custozza superiore, quindi a memoria è l'annata 99. Poi abbiamo cominciato un po', inizialmente lo studio era come poter far evolvere il nostro studio. In cantina qual è l'etichetta più vecchia che c'hai? Allora, è rimasta una 2000 del Custozza. Del magro ancora, perché inizialmente non c'era come dire il scrupolo di conservare tante bottiglie per vederne poi l'evoluzione. Dalla 2000 abbiamo cominciato, mentre invece a metterne via sempre più, e siamo arrivati da qualche anno a fare anche le versioni verticali di cassette che poi girano nel mondo dei nostri appassionati. Perfetto, ti ringrazio. Un altro vino che ci è piaciuto molto è un superiore 2019, tra l'altro, quindi freschissimo, che io quando l'abbiamo messo sotto il naso ho detto: per me qui dentro c'è l'Incrocio Manzoni. Naturalmente sbaglierò e glielo chiedo subito. Luigi, cosa c'è nel suo superiore? Beh, nel mio superiore c'è
tanta Fernanda, tutta quella che si può mettere, si vede la garganica. Villa Medici, Custoza Superiore 2019. Quindi Fernanda, la garganica, ma ovviamente tutte le uve che bisogna mettere, perché sennò non si è nel disciplinare. E sicuramente anche un po' di Incrocio Manzoni. Incrocio Manzoni è un'uva che a me piace molto, perché volevo tornare un po' anche un attimo a quello che si diceva inizialmente sulle differenze tra il Custoza e il Custoza Superiore. Praticamente questi due vini, almeno di come le vado a interpretare io in azienda, sono due progetti diversi. Sì, l'uva è uguale, ma se noi guardiamo con le uve rosse riusciamo a fare con le stesse uve, dal Bardolino Chiaretto all'Amarone, dunque due vini che sono agli estremi. Quindi quando noi abbiamo queste uve in mano, in base a come vai a lavorare nella vigna, come le prepari, come la forma di allevamento, quante gemme lasci, puoi partire da un progetto, io che sono architetto mi piace progettare, e dopo anche tutta la tecnologia che vai a mettere. Se io devo fare un Custoza, devo pensare che dopo 3 mesi lo imbottiglio e quindi il progetto è a 3 mesi, quindi faccio delle azioni per portare il massimo dei profumi, perché soprattutto nei vini d'annata ci piace che siano belli profumati. Custoza Superiore è un progetto completamente diverso. Poi il fatto di avere più uve che ti danno ogni annata, hai quell'uva che con l'annata fredda hai alcune uve che ti danno alcune caratteristiche, altre che te ne danno altre, riesci nel momento che vai ad assemblare il prodotto ad ottenere quelle cose che a te piacciono, che vuoi portare all'interno della bottiglia. Cioè, è bello fare il Custoza, secondo me fare un vino in cui hai un solo uvaggio, sì, metti lì, hai l'espressione di quell'uva lì, però riesci a mettere poco della tua personalità, progetti poco, lì hai la possibilità di progettare. Poi la tecnologia negli ultimi anni ci ha dato delle grandissime possibilità. Il fatto di avere le cantine che puoi tenere i vini freddi, quindi li puoi lasciare lì per il tempo, l'estate non te li rovina. Cioè, veramente è bello lavorare. Cioè, rispetto a 20 anni fa, la tecnologia della cantina è cambiata completamente. C'è tanta tecnologia, ma è tecnologia, possiamo definirla buona, cioè è il freddo, è la possibilità di lavorare i vini sulle sue fecce, non è qualcosa che andiamo ad aggiungere. E mantenere, migliorare quello che abbiamo. In cantina da lei voi fate anche vini senza solfiti? Sì, facciamo anche un Custoza senza solfiti. Un Custoza senza solfiti, l'ho assaggiato anche di 2 o 3 anni e effettivamente andava benissimo. Si pensa che un vino senza solfiti muoia dopo 3 giorni, invece era effettivamente... Io lo ricordo, l'ho fatto bene 6 anni fa. Sì, è un vino che dà tanto lavoro, perché io faccio sempre questo paragone. Fare un vino è come lavorare in cucina, tu hai i tuoi elementi, lavori. Fare un vino senza solfiti è lavorare in sala operatoria. Cioè vuol dire che ogni cosa che tu vai, una pompa la devi sterilizzare, un tubo lo devi sterilizzare, perché è un vino che non ha anticorpi praticamente, è facilmente ossidabile, attaccabile, quindi lo devi preservare da tutto quello che gli succede intorno. Però sono dei vini che è fattibile, sono una questione di maggior quantità di lavoro. Ecco, bisogna partire da delle uve che siano sanissime, perfette, lavorate bene, cioè non puoi partire con uva che ci sono metà acini, che hanno dei problemi. Però è una cosa fattibile e mi sono reso conto che anche all'inizio eravamo anche molto più attenti a alcune cose, prendendo l'esperienza riesci anche ad adattarlo, perché i primi forse erano meno Custoza, perché usavi solo certi tipi di lieviti che avevano la caratteristica di non produrre solforosa. Adesso si può usare anche, mi permetto anche di usare dei lieviti un po' più tradizionali per far sì che si avvicini di più al Custoza, però vedo sempre che i vini senza solfiti hanno un'impronta che è un po' diversa da quello che è lo stesso vino fatto con la solfata. Torniamo invece un attimo al nostro superiore. Quanto costa in enoteca? In enoteca siamo attorno ai 10-11 euro. Mentre Marica, non ti ho domandato quanto costa il Caldelmagro in enoteca. Sì, anche lì, come dice Caprara, andiamo dai 10 ai 14-15 euro, dipende sempre dall'enoteca, ecco. Se l'enoteca è PEC a Milano, magari costa 2 euro in più, se è quella a Somma Campagna ci sta che costi 1 euro e mezzo.
vendono solo da noi, lo sappiamo, insomma, ecco. Perfetto, perfetto. Luciano, scusa, quanti ettari sono in Custoza? Sei muto? Il microfono... chiedo scusa, non volevo disturbare. Il Custoza sono più di 1000 ettari, poi siccome col testo unico alla fine c'è la scelta vendemmiale, per cui nella stessa zona si sovrappongono varie possibilità che vanno dall'IGT al Garda Doc al Custoza, e chiaramente è anche abbastanza difficile, speriamo di potenziali, quindi sono più di 1000 ettari, circa vengono rivendicati 100.000 ettolitri di Custoza l'anno. E quante bottiglie vengono fatte? E siamo sui 12 milioni, 11-12 milioni. Di queste di superiore quante sono più o meno? Una piccola parte, un 2%. Un 2%, quindi 100.000 bottiglie o 200.000 bottiglie, no? Sì. Perché sono, il sono mercato è più che un produttore a farlo, insomma. Cioè, il mercato è estero soprattutto? No, il Custoza, almeno gli ultimi dati che abbiamo, lo configurano sempre come un vino locale. Neanche italiano, proprio locale. Custoza, io dico sempre che è stata vittima del suo successo. A Verona, anni 80, si beveva solo e soltanto Custoza. Tanti produttori non si sono dati... il vino veniva venduto tutto... ci sono dei mercuriali della Camera di Commercio dove un litro di Custoza costava di più di un litro d'Amarone negli anni 80. Se per questo in Langa la gente andava a comprare il dolcetto nelle cantine e gli regalavano il Barolo. Esatto, sì. Vabbè, e comunque il Custoza, chiaramente i produttori del Custoza forse all'inizio sono stati un po' pigri, ecco, di questo successo non li aveva spinti a trovare altri mercati. Quindi è un vino che si vende all'80% in Italia e secondo me il 60%, poi dati di distribuzione nazionale non li abbiamo. Però per me il 60% del Custoza si vende a Verona. Non vi ho parlato del quarto vino. Il quarto vino che ci è piaciuto molto è il Summa della Cantina Gorgo, che è il Custoza Superiore 2018. E questo vino qui ci ha colpito perché era una botta di frutta incredibile, di agrumi al naso, e una ribotta incredibile di agrumi in bocca, specialmente in via retropalatale, ma ha una bella freschezza, e quindi è un vino che ci ha colpito particolarmente. Purtroppo la titolare non ha potuto partecipare. Ecco, no, speriamo che ci possa essere qualcuno, no, non c'è nessuno. E comunque questi sono i quattro vini che ci hanno fatto veramente molto molto, ci hanno dato una bella scossa, una grande soddisfazione nell'assaggio di oggi. Quello che possiamo dire in conclusione è che dei vini del genere a 10-12 euro, a parte Luciano che sta creando un progetto di innalzamento medio del prezzo del Custoza, noi consumatori ci ribelleremo a questa voglia di Luciano di portare a prezzo. Dovremmo meritarcela. Va bene, intanto devo dire che se vogliamo, ci sono dei vini veramente a Custoza che hanno un rapporto qualità-prezzo incredibile, perché trovare dei vini completi e complessi come quello di Marica, quello di Luigi o quello di Gorgo a prezzi che vanno da 10 a 15 euro non è che sia una cosa facilissima in Italia, e sono vini anche che se si lasciano in cantina qualche anno non succede assolutamente nulla, anzi migliorano. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi di aver partecipato. Questa registrazione ovviamente andrà prima su YouTube e poi su Facebook, e quindi rimarrà sul nostro canale di WineSurf. Vi do appuntamento a chi ci sarà per domani sera alle 4, dove invece di Custoza parleremo di Bardolino e di Chiaretto, perché domani mattina ci attendono 80 fra Chiaretto e Bardolino, e quindi alle 16 domani pomeriggio partiamo parlando di questi vini e quali sono della
dell'annata 2019 quali sono i vini che ci sono piaciuti di più. Quindi grazie Marica, grazie Luigi, grazie Luciano per averci affiancato stasera in questa chiacchierata sul Custozza, grazie a tutti, grazie Fabrizio ovviamente che ti sopporta da ieri pomeriggio, e quindi ci vediamo domani. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie.